Buongiorno, oggi andiamo a fare una cosa bellissima. Finalmente andiamo a indossare l'unbox. Non so quante volte sono andata a questo palazzo e mai l'ho indossato. Quindi è arrivato il momento anche per questo, ragazzi. Ora mi farò un make up veloce. Cioè, in realtà non vorrei mettermi tante cose perché fa caldissimo. Pensate al caldo, pensatelo tipo 20 volte, ok? In più devo rifare la tinta ai capelli. Prima di quel momento non mi sentirò a mio agio con me stessa. Infatti stamattina sono uscita e l'ho comprata. Quindi probabilmente stasera, forse, magari farò in tempo a farla. Allora, la mia cosa è, io spero di trovare uno nero, però non mi pare di averlo mai visto. Se ne trovo uno tipo nero e viola, quindi vediamo un attimo, perché mi sa che Jenna l'altra volta l'aveva messo viola. Alla prima volta che sono stata qui con Yepda non avevo messo l'unbox perché non lo so, non ci sembrava in caso in quel momento, però in realtà è una cosa che fanno tutti, non è appropriazione culturale, non è niente. Grazie. Ai coreani vedere che gli stranieri lo indossano è una cosa che piace, nel senso, cioè apprezzano che uno apprezzi la loro cultura, quindi acquisita questa informazione possiamo farlo. E in più, vicino appunto al palazzo, ci sono un sacco di negozi dove potete prendere in affitto l'unbox e vi fanno anche tutta l'acconciatura, quindi sono molto curiosa. Lo sapete, io non sono proprio girly, però vediamo cosa uscirà fuori. Sono corsa a casa perché mi ero scordata la macchinetta. Comunque quanto fa caldo! Certo, noi proprio al palazzo in questi giorni, dove veramente penso facciano 30 gradi, ma il problema non sono i gradi, è il fatto che non passa l'aria. Ogni volta che veniamo qua ci sono sempre canzoni BTS. Comunque siamo arrivate a Itzamon, dove qua ci sono tutti i vari caffè con le stradine. Allora, non ho capito perché mi hanno detto che mi devono portare a mangiare in un posto che hanno visto ieri apparentemente. Staremo a vedere, ormai non mi fido più di loro. Io ogni volta rimango scioccata, vi giuro che una volta vengo e provo questa caffè di carbonara perché la devo provare. La devo provare. C'è stato un plot twist perché mi hanno detto che in realtà non sanno cosa farmi mangiare per pranzo, quindi stiamo girando a caso. Ma se finiremo questo barbecue da 60.000 won, probabilmente non vedrete più i miei video, perché chi mi sostenzierà poi, dopodiché? Quindi ok, no, meno male che ci stiamo muovendo da un'altra parte. Ma qua piano mi posso mangiare. Cioè, guardate, questi sono tutti barbecue. Loro ormai niente, il mio cocco, guardate, black and white. Oreo. Io. Jenna anche adesso ha imparato a dire io. Sì, sì. Oh. Io, this one? No. Yeah. This one looks good. Some good song. That's what I'm looking Ragazzi. At. What are you looking at? Like, you see something more delicious? Non so perché è tanto divertente per loro tutta questa questione, ma finirà presto purtroppo, quindi. No, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Continuo a ridere sotto baffo, io non le sopporto più, vi giuro. Cioè, questo video farà finire non una, ma due amicizie, purtroppo. Allora, ci sta un posto dei mandù, dei ravioli, ok? Io ho letto il menù, non mi sembra così drastica come cosa. Che cos'è che mi nascondono effettivamente? Io non avevo visto che c'era il piedino di maiale. Cioè, l'unico che non avevo visto. Meno male che è sold out, ragazzi. Meno male, thank god. Sì, ma just vuol dire once. Che dopo mangi qualcos'altro. Sì, ancora. So, now for dinner. Yeah, they have the picture everywhere. It looks good though. They have the picture. I thought it was kimchi. No, no, it's... Ragazzi, io pensavo fossi kimchi. Vabbè, il vino mi è andato bene, sono stati bravi. Tteokbokki, questi sono tutti mandù diversi. Kimchi, questo che è uno normale. Carne. Sì. Ma questo pure è carne e kimchi. Carne e kimchi. Ok. No, something. Non capisco, continuano ad arrivare piatti. No, non avete presi. Ok, dammi try this one. Proviamo tutti. Guardate, sono fatti i tocchetti. Vabbè. Questo, carne e kimchi. Cioè, di solito non mi piacciono quel kimchi. Potrebbe essere la cosa che non mi piace del pranzo. Com'è? No? You don't like it? I don't like the kimchi. No. I don't know why. I tried so many. Never once. For a kimchi one, it's good. But you don't like it at all.
C'è qualcosa nei ravioli col kimchi che non mi piace. Cioè, ha tipo un pezzo di peperone, peperoncino, non lo so. Ma a me mi sono spesso. No, perché poi si parla all'orecchio? Che cosa vuole? A me non ho capito. Like a pepper, like. Eccoci qua. Vai, però. Ok. Un'esperta. Ma che esperta? Ok, bisogna uscire all'uscita 4 allora. Che qui c'è la statua poi dell'imperatore e dietro c'è il palazzo. Col fatto che sono raffreddata mi hanno costretto a prendere questo succo. Se lo trovate provatelo, dicono che è buono, io non me ne intendo. Ci ho dovuto mettere 2-3 goccine del tic-tac, come si chiama? Del dolcificante. No ragazzi, io odio i succhi. Comunque qua si respira, eh? No. Ma non è peggio ancora. But at least it's not sunny right now. Yeah. Still is not happy. Allora, questo è il posto per affittare l'unbox. Adesso vediamo dentro. Vedete, mi fanno anche i capelli. Un'ora 9000 won. Tutto il giorno 15000. I capelli non lo so, adesso appunto entriamo e vediamo. Ma qui, come vedete, vicino al palazzo ce ne stanno tantissimi. Io ho scelto questo. Guardate che carino. È molto viola. Molto viola, però questo è. Cioè, di profilo fanno un po' impressione perché è questo. La situazione. Poi sono bellissimi. Poi guardate come vanno. Tararara, perché vi mettono tipo la sottoveste. Infatti lì c'è il camerino e i lockers per mettere le cose. Poi vabbè, questi sono da bimba. E ora mi faccio fare anche i capelli, ragazzi. Che dite, andiamo. Ok, allora qui ci sono le pettinature. E adesso io ho scelto la 3, che sarebbe questa qui. Ma che carine, vi giuro. Adesso vi facciamo vedere i nostri outfit, perché stiamo un attimo correndo, che siamo un po' in ritardo giustamente, perché adesso è rosso, attenta. Ho pagato 16000 won in tutto. Quindi ora entriamo, facciamo il giretto, fotine. Tra l'altro, se indossate l'unbox non si paga, quindi entrate tipo e basta. Invece di pagare 3000 del biglietto, entrate e basta. Fai vedere il tuo outfit. Anche lei è un po' viola, un po' così, un po' lilac. Una ragazza che non deve chiedere. Purtroppo noi siamo un po' le... le coppie dei fail. Cioè non riusciamo a fare una cosa fatta bene, oh. Non sono fatte entrare. Cioè sono visto così carine e hanno detto no, non potete entrare. Quindi rimaniamo qua fuori. Giorno da buttare. Però guardate, è carino anche qua. Certo, tutta la parte sta dentro, però. Niente, oggi tutto cibo. Io ho preso questi che sono tipo bibi mio freddi. E loro hanno preso la specialità. Quindi questi con i mandui chopped noodles. E questo lo devi provare perché è più buono. This is the best kimchi, right? After the domo one? No, yeah. That's the best one. Domo one is the best one. So you have to try it. This is sauce for the this is not my favorite. It's the worst. Visto che ormai ci hanno preso gusto e siamo a Myeongdong, perché non prendere uno snack serale, giustamente? Vediamo, ormai è il loro gioco preferito. It's a snack, stone snack. Oh. No, stone snack è sto cavolo, Jenna. Perfect, it's a snack, yeah. No. Ragazzi, ma 8000 won si possono spendere per questo corpo spiaccicato. Guarda che questo fa un sacco di moda in Giappone. No, ragazzi, in Giappone siamo in Corea. Sorridi. Oh, yeah. Oh, like a cracker. Like dough. But not yet. Ok, the legs is fine. Ma in ogni caso è schiacciata la testa, quindi... Beh, ma le cose stanno ancora lì, però. No, 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 wait, wait, wait. The bedroom is my best friend this day. È buono? Si legge, yeah. You're welcome. Comunque ti stiamo facendo fare innanzitutto delle esperienze nuove, quindi dovresti essere felice. Right, Jenna? Yeah. Right. I support. What? The new experience. See? She understands. Yeah. Don't tell me, bitch. Bitch? Beach? Beach? Beach?
per me la vita non ha senso. Potrei mangiare cacca di Amarok e non sentire niente. Aspetta, che c'è? No, 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 Ilaria, no! Oh, no! Wait, do you know how? Il fatto è seguente: si muore di caldo. Cioè, a mezzanotte si muore di caldo. Io non ho capito sta cosa. Comunque, abbiamo fatto la passeggiata con Ami. E adesso, ragazzi, mi è arrivata la mia prima bolletta. Pagare la mia prima bolletta. Noi, che cos'è? Da dove si vede? Bla, acqua, gas. C'è scritto sotto gas. Quindi, in realtà, dovrebbe essere abbastanza semplice. Perché ci sono tutti i dati per il bank account. Lo fai. Fine, ciao. Quindi ora proveremo questa magnifica experience. Prima mi faccio una traduzione veloce perché non vorrei fare errori dati dal... Ah, forse sia così, haha. Poi credo ci metteremo a vedere il secondo film di Harry Potter. Alla fine la tinta la farò domani perché sì, l'ho presa perché guardate, non si può andare in giro così. E ho preso questa qui che è quella dell'altra volta. Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi piove, anzi ieri è iniziato a piovere ed è iniziata tutta la varia stagione dei monsoni, bla bla bla. Per adesso ancora non piove, staremo a vedere. E adesso mi faccio subito la colazione, così poi magari riesco a portare un attimo fuori Ami. Dobbiamo andare verso casa di Jenna e poi insieme prendere il taxi per andare in un posto bellissimo che non vedo l'ora di farvi vedere perché non vedo l'ora di andarci. Poi insomma oggi abbiamo tutto un bel programma molto fitto, quindi primo step colazione. Non so bene cosa mangiarmi, devo essere onesta. Siamo arrivati al villaggino, ma non potete capire che carino da sopra. Allora, da quanto abbiamo capito, questo è il menù per avere sia la bibita che la tortina o qualcosa. Io voglio assolutamente provare almond cream latte. Ah, c'è anche il menù in inglese. No, io carrot cake. No, cheesecake, non è... Vabbè, carrot cheesecake. Ragazzi, il familiare era carino, parlava inglese, anche simpatico. Era molto carino. Anche simpatico, sì, posso sì, dire. Anco, vina. Ah, vina. Can we face separately? Yes, I want to do it. Yeah. Okay. Jenna is the view. No, Jenna is the view, of course. Ok, potete vedere il nostro amico. E va. Lui si muove così. Che carino, avete anche le cannuccette. Guardate il french fry, buono. Sembra buono. Da quello che ho assaggiato sembra buono. Sì? Sì. Ma non dire se è meglio o peggio di quello di Busan. Sì. Primo mischiatelo sempre perché mettono questa crema zuccherosa sopra. Questo ha più crema. Quella Busan ha più caffè. No, but with the cream on top that's too sweet, it's better have more coffee. Ok. Quindi questa. No, Busan è still my favorite. Poi non so se vedete, ma anche le mandorle tipo pezzetti. Proviamo questa, Alessia. Provi la tua. Io quella di mela, che sembra tipo un mini strudelino. No, non sa di niente. Buona. No, tanto dopo, ah non ve l'ho detto, dopo andiamo al cinema a vedere Elements, quindi. Ok, abbiamo trovato un fiume, guardate che carino, nella notte, così. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso la poca, c'era anche una reunion di, chi era il tizio? Yantak. Un tizio faceva boh, forse un concerto live. Lui, l'abbiamo visto passare, ma non era lui però. È lui però. Era lui, mi sembrava più giovane. Un po' questo è. Morto. Vabbè, noi sempre queste cose random. La riunion di Azume per lui. Esatto. No ragazzi, ma pieno. Non ho fatto tempo a riprendere perché avevo tutte cose in mano. No, ma letteralmente l'età media non era meno di boh 66 anni. Vai 60. No, pure 65 secondo me. Ok. Vabbè. Ma poi si conoscevano tutti e tra loro. Sì, sì, è stato bellissimo. Ovviamente potevamo non venire. Il nostro posto preferito. Quanto ti piace? Da 1 a 10. Dove lo metti nella scala dei barbecue che hai provato finora? Aspetta che ho fatto. Fire.
lo devo riassaggiare oggi prima di dare la valutazione, okay. Perché l'altra volta abbiamo preso la carne costosa. Devo trovare l'average. Ok, allora te lo chiedo dopo. You tried it so many times, so you can tell me. Comparison to other barbecues that you've tried, which this one, where it stands on your ranking? One to ten. One to ten. So this is still like my favorite. So nine, because I think there's one better. We still have to try one better. And also because now it's like a little bit overrated. Jenna! Yeah. Last time I would have said 10. Okay. Best kimchi. Best kimchi. Yeah, best kimchi. Yeah, best kimchi. Okay. Quindi venite proprio. Anche questa? Also this one, my favorite. Ah, and the pumpkin. Yeah. Mm-hmm.